Buonasera. Buongiorno a tutti. Buona puntata dei Dialoghi su Italia. Siete veramente in Ciao. Mezzo. Ciao. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Siamo qui in compagnia di Felice Cimatti che ci parla da Roma. Felice è un filosofo del linguaggio, ha iniziato i suoi studi con Tullio De Mauro occupandosi del linguaggio degli animali, ma poi è tornato su questo tema tante volte e attualmente si insegna alla Università della Calabria e ha appena pubblicato un bellissimo libro presso il Mulino. Il libro si intitola La fabbrica del ricordo. Il libro non parla di per sé di libri, ma il tema evidentemente della memoria in questa maniera così anche ancipite, che lui, come lui la intende, che è memoria, che vuol dire sia ricordo sia anche oblio, ci interessa molto. Per cui volevamo chiacchierare un poco con lui. A me aveva colpito tanti anni fa un vecchio libro, vecchio, neanche così vecchio, Jan Asman, La memoria culturale, tutto basato un po' su una meditazione della storia addirittura egiziana e della storia degli antichi ebrei come fondazione dell'identità sulla memoria. Invece tu dici delle cose un pochettino diverse sul rapporto che abbiamo con la memoria. Com'è ti sei interessato a questo argomento anche? Allora, cioè, c'entra un po' tutto quello che hai detto. C'entra intanto lo studio degli animali, perché studiando gli animali, studiando in particolare diciamo, le capacità comunicative animali, un po' alla volta ti devi un po' anche occupare di altre questioni, che hanno ad esempio a che fare con le capacità cognitive e anche le capacità mnemoniche degli animali. E poi questo è un filone, ma magari dopo ne parliamo. Poi me ne sono occupato perché a me interessa del linguaggio l'effetto che ha il fatto che noi parliamo sulla nostra psiche. Sostanzialmente ti dovrei dire, secondo me noi siamo i viventi che siamo perché parliamo. Se non parlassimo, tutte le capacità cognitive, psicologiche e anche affettive che abbiamo non avrebbero la forma che hanno. Allora, mettendo insieme queste due cose, gli animali da molti punti di vista hanno grandi capacità mnemoniche, ma sembra, da quello che dicono gli studiosi, che sembra anche abbastanza plausibile, che manchino di quella capacità che gli psicologi chiamano memoria esplicita. Cioè la memoria esplicita sarebbe quella che se io ti chiedo ti ricordi il giorno in cui l'Italia ha vinto i mondiali? Non so, anche se tu non segui il calcio, forse puoi ricostruirla, cioè, 2006, luglio 2006, l'ultima volta che abbiamo vinto i mondiali, la squadra di calcio maschile. Una cosa come questa, memoria esplicita, un animale non lo sa fare, anzi non lo può fare. E non lo può fare perché non dispone di un dispositivo, che in questo caso è proprio la formulazione verbale della richiesta, che ci permette di accedere e costruire il ricordo. Allora, quindi mettiamo insieme la diversità rispetto alla vita animale e poi l'attenzione al linguaggio che profondissimamente qui determina la nostra vita. Perché se vale questa tesi, allora il fatto che noi possiamo ricordare nel modo in cui ricordiamo, intanto non dico i ricordi impliciti, quelli che tu non sai di avere. Un ricordo implicito sarebbe ricordo come tu sai prendere in mano una forchetta, non devi saperlo esplicito, lo sai fare, sai imparato a farlo, lo sai fare. Ecco, gli animali hanno memoria implicita. Gli animali hanno memoria implicita e memoria esplicita. E se andiamo a vedere, noi siamo a memoria esplicita. Se dovessi dire chi è Edoardo, chi è Felice, ti racconterei un po' quello che io penso di essere la mia vita. E per fare questa operazione ho bisogno del linguaggio. Ma siccome il linguaggio non è una creazione personale, è qualcosa che prova all'esterno, non insegna qualcuno, il linguaggio vuol dire cultura, apparato simbolico della società in cui vivo, vediamo che la stessa costituzione della nostra psiche dipende larghissimamente da quello che parliamo fuori di noi. Quindi un po' una delle tesi del libro è che i ricordi molto impropriamente sono dentro di noi. Senti una cosa, però tu hai scritto un libro. Cioè, un libro è esattamente una serie di segni grafici messi per tentare di segnare, di fermare, di fare memoria del discorso, no? E, cosa vuol dire questo? Perché è come un supporto, cioè adesso non voglio ritornare a Platone, però è come un supporto che io accetto e che vivo come un supporto per aiutarmi
ricostruire il tuo pensiero, poniamo, tu adesso non lo racconti, però nella sua articolazione completa io lo ricostruisco rileggendo le pagine. La della scrittura è particolarmente interessante, no? Lo usa Freud, per esempio, e dice una tesi che, quanto questa è stata lungamente ripresa nel Novecento, non so, pensa a un filosofo come Durkheim, e dice l'apparato psichico è un apparato di riscrittura. E quindi ha molto, molto forte la metafora della scrittura, però è, non dice un apparato di scrittura, dice un apparato di ri. Allora, la tesi è che, quindi la possiamo trovare anche, diciamo, non soltanto nella psicanalisi, anche in altre filosofie, il libro di per sé non contiene nessuna notizia, il libro è morto. Un libro è un pezzo di carta con un po' di macchie di inchiostro. Il libro vive solo se qualcuno lo legge, quindi quel libro, certo è un libro che parla della memoria, ma quel libro, se non ci fossero degli sguardi attenti e capaci di attribuirgli un senso, immagina quel libro in mano ad uno scimpanzé, non è più un libro, non c'è niente, è un pezzo di carta. Allora, l'aspetto della riscrittura è molto interessante, perché mi dice, poniamo che il libro sia un ricordo, se quel libro non capita in mano a qualcuno, non è un ricordo. Diventa un ricordo solo nel momento in cui qualcuno lo prende in mano, lo legge, lo strappa, ci fa qualche cosa, capisci? Quindi la cosa interessante è sempre la riscrittura, perché se è una riscrittura presuppone già qualcuno in grado di leggerlo, ma questo qualcuno vuol dire quindi che aggiunge, non è che semplicemente prende quello che c'è nel libro. Nel libro non c'è niente, se vuoi, in un certo senso. Non puoi togliere dal libro l'operazione attraverso cui quel libro viene messo in atto. Io direi quasi che viene portata la vita. Un libro senza lettori non è vita, non è libro. Così come una serie di tracce mnestiche senza attività di cercare di ricordarli, non c'è ricordo. In un cervello non ci sono ricordi. Ci sono ricordi, no? Se io e te parliamo. Senti, Maria Corti, però, commentando proprio l'incipit appunto della vita nuova, contrapponeva, diceva, guardate, state attenti che l'immagine della memoria come libro è un'immagine, ha un contenuto ideologico, vuole dire un modo organizzato, mentre invece poteva esserci una metafora, ad esempio, del magazzino o della caverna da cui ricavo delle cose, no? Quindi, però, quindi questa immagine del libro indica però anche una qualche organizzazione del ricordo. Noi organizziamo i ricordi? Esattamente, direi un capitolo del libro è dedicato alle mnemotecniche, e il ricordo umano è sempre mnemotecnico, quindi ci possono essere varie metafore con cui descriviamo l'attività del ricordare, appunto il libro, il magazzino, la colombaia di cui parla Platone, la tavoletta di cera, cioè ce ne sono state tante, veramente tante, non tantissime. Alla fine sono tutte molto simili in realtà, sono tutte idee basate su questa intuizione molto semplice che tu hai un posto dove metti qualche cosa. Quindi alla fine anche il libro, la colombaia, la tavoletta, è un luogo dove depositi qualche cosa. E quindi l'idea spazio. La biblioteca per me. Che? La biblioteca, appunto, un posto dove tieni qualche cosa. Il discorso. L'idea quindi è che ricordare è sempre mnemotecnico, sempre. Il ricordare esplicito umano, cioè sempre artificiale, artificioso, costruito. E la cosa secondo me interessante, e questo viene molto evidentemente alla luce con la psicanalisi, con Freud in particolare, e questo vuol dire che anche i cosiddetti miei ricordi, quelli personali, anche a quelli accedo attraverso una mnemotecnica. Quindi anche quelli sono costruiti. No, anzi, continuiamo a dire ricostruire, è un continuo ricostruire. Ma tu ti sei incamminato in questa lunga riflessione che è riassunta in questo libro, mosso da c'è un intento didattico, o è un pezzo di una tua riflessione più complessiva che hai compiuto appunto sul linguaggio? In parte era quello che ci raccontavi all'inizio proprio. Guarda, era tanti anni che volevo scrivere un libro sulla memoria, proprio perché parlare della memoria vuol dire parlare di che cosa siamo fatti noi. Poi è stato abbastanza fortuito, perché a un certo punto sono entrato in contatto con il direttore di quella collana, che mi ha chiesto se volevo partecipare, io ho partecipato, ho preso la palla al balzo, però non lo chiamerei propriamente un libro didattico, anche se ho cercato di mettere insieme, veramente studiando il campo della memoria, ti accorgi che
infinitamente sconfinato, quindi cercare di essere anche soltanto minimamente esaustivi è impossibile, però allo stesso tempo un nucleo si trova, secondo me questo aspetto della mnemotecnica è abbastanza interessante, perché uno pensa che la mnemotecnica sia una fase delimitata della storia del pensiero, no? Appunto un artificio strano, oppure appunto ne parlano gli antichi, ne parlano gli oratori, ne parla Bruno. In realtà la mnemotecnica è il modo comunque, quindi questo vuol dire che i nostri ricordi sono sempre artificiali. E fra l'altro una cosa per me interessante, se tu li vedi sempre alla luce della mnemotecnica, ogni mnemotecnica è appunto artificiosa. No, il metodo logic et imagines, l'idea che tu devi costruire un palazzo della memoria, appunto lo costruisci. Quindi ricorda, non è che stava lì e tu lo metti là dentro, quel palazzo lo devi costruire. Tra l'altro è anche interessante che nell'immagine da cui parte tutta questa storia, se ci ricordiamo, lo riportano a Cicerone, c'è questo poeta che partecipa a questo banchetto, crolla il palazzo e poi i corpi sono irriconoscibili. Per ritrovare e riconoscere i cadaveri, lui deve un po' figurarsi in mente dove sono, dove erano. Fin dall'inizio la memoria è legata alla morte. Questo aspetto mortifero del ricordo non è, cioè, non è casuale, secondo te. Il ricordo è molto importante, ma anche intrinsecamente mortifero, in un doppio senso, secondo me. È mortifero perché ti porta al passato, quindi la vita non va nel passato. E poi è mortifero in un secondo senso, perché ogni accesso al ricordo modifica quello che stavi ricordando. E quindi da questo punto di vista non è sbagliato quelli che dicono mai no. Pensa a quelle persone che di fronte a un'esperienza la prima cosa che fanno la immortalano con una fotografia, con un disegno, con un appunto. Quello è un modo paradossalmente per danneggiare l'esperienza che stai facendo. Infatti non è un caso che sempre Freud diceva che gli analisti non dovessero prendere note di quello che dicevano i loro pazienti, proprio per questa ragione, perché altrimenti la nota li avrebbe paradossalmente distratti rispetto a quello che stava succedendo e quindi avrebbero danneggiato l'esperienza che avrebbero voluto ricordare. Bene, stavi dicendo proprio di questa ambiguità del ricordo. A un certo punto, verso la fine del libro, dici una frase più o meno, l'ho un po' riassunta, dici: la questione della memoria è quella dell'azione nel presente. L'oblio è il distacco dalla fossilizzazione del ricordo. Cioè metti, dai come un valore anche all'oblio, alla capacità di dimenticare. Guarda, volevo addirittura intitolare il libro Ricordo e oblio per dire che erano sullo stesso livello. Poi l'editore ha detto no, forse non è il caso. Sì, secondo me noi viviamo in una civiltà che dà troppo peso alla memoria, alla presente. E c'è tutta una virtù dell'oblio che si conosce molto poco e bisogna imparare imparare a ricordare vuol dire imparare anche a dimenticare bene. Naturalmente dimenticare bene non è la rimozione, non è semplicemente il perdono. Secondo te ha a che fare con questo oblio nobile? Anche se vuoi, sì, perdono nel senso, sì, capito? Perché perdono vuol dire anche, facciamo il perdono con se stessi, con qualcosa che si è fatto di cui ci si perdona. Tornare a quell'episodio in Fausto della nostra vita è una forma di orgoglio, è una forma anche di presunzione. Oblio è questa cosa deve passare perché quella cosa è andata. E quindi la dimenticanza in questo caso è buona, è vitale, è necessaria. Pensa a tutti i riti, no, che purtroppo in questo momento non si possono fare, e infatti è veramente un momento mostruoso questo, i riti del lutto. Come fai a non passare per il lutto? Ma il lutto che cos'è se non una pratica dell'oblio? Mi immergo nel dolore per potermene staccare. Infatti una delle difficoltà, tra le tante che avevo nel futuro, è che tutta questa sofferenza in molti casi se n'è andata senza che nessuno... Senza permettere e al nostro ricordo di esserci, ma io direi di più, anche alla persona che se n'è andata. In un certo senso l'oblio serve anche a lui, anche alla persona che ci ha lasciato. È come se noi gli facessimo un dono, no, l'estremo dono che puoi fare a una persona. E quindi... Sì, gli antichi raccontavano questo con il fiume, dove si può
i morti possono bere al fiume dell'oblio. È il nostro aiuto che diamo a chi ci ha lasciato. E questo elemento invece della memoria, pensa al dovere della memoria, e se, quindi cosa vuol dire il dovere della memoria? Che se ti dimentichi è colpa tua. Io, tra l'altro abbiamo la controprova, proprio non ha funzionato il dovere della memoria, perché in tutta Europa stanno tornando i nazisti, i razzismi, e veniamo da 50 anni, da 60 anni di dovere della memoria. C'è qualcosa che non ha funzionato in quel dispositivo. Non è quello il modo con cui si ha a che fare con il passato. E quindi in questo senso l'oblio, non è un caso, no, che Nietzsche insistesse su questo tema, perché vedeva un pericolo proprio vitale, che non vuol dire semplicemente non mi interessa il passato, ovviamente, però il passato è qualcosa che deve nutrire il presente, altrimenti che cosa? Un'antiquaria, è qualcosa di funebre, non credo che ne abbiamo bisogno di questo passato. Senti, in questo suo famoso romanzo Sebald insisteva, sto parlando degli anelli di Saturno, nel raccontare come il disfacimento, no, di tutte le cose che ci sono si disfano, e lo raccontava come una maledizione, come una profonda amarezza, mentre invece forse c'è proprio, come dicevi tu, c'è anche una virtù del saper vedere le cose nella loro fragilità, nel tempo che le consuma, perché nessuna cosa dura in eterno, diciamo così, solo lo spirito dura in eterno, un'idea dura in eterno, ma le cose tutte si consumano in qualche modo, no? Quindi però questa memoria ha questo rapporto duplice. Citi dei libri meravigliosi, Sebald è proprio, no, forse il più grande scrittore della seconda metà del Novecento, almeno nel nostro mondo, però è curioso che tu lo legga così, perché invece ho letto Sebald, in particolare forse il libro suo che più mi ha colpito è Austerlitz. Certo. Come un libro, sì, certo che assiste a questo sfarinarsi delle cose. No, Austerlitz è molto diverso, sì. Però è anche come una inevitabilità di quello sfarinarsi. Faccio un esempio diverso per farti capire cosa penso dell'oblio. Pensa a un pittore. Allora, un pittore, qualcuno che dipinge, ma diciamo un artista, non è che semplicemente aggiunge materiale, anzi più delle volte toglie, proprio lo sfarina, lo rompe, lo cancella, lo butta via, e quello è obliare la propria stessa presuntuosa presenza, e quello è un esercizio importantissimo. Prima di questo disastro io avevo la passione, andavo in giro per i mercatini, a Roma ce ne erano tanti, speriamo che si riaprano. Cioè, una delle cose che facevo, che mi piace molto fare, è comprare vecchie fotografie. Fotografie di persone che non conosco, no? Fotografie che sa di chi. Molto Sebald questo, è molto Sebald. Sì, infatti, quello ha segnato ben un po' tutti. Bene, queste fotografie sono belle proprio per questa ragione. Io, come un po' il discorso che ti facevo prima, se prendo, cioè varie fotografie, ce n'è una su cui tante volte ho lavorato, è una fotografia di una famiglia, sembra una famiglia, un uomo, una donna con due bambini, mi arriva su un muretto, dietro c'è il mare, questo bambino ha in mano un fiasco. Chi sarà? È una fotografia più o meno da come sono vestiti, sarà anni 40, anni 50. Guardando quella fotografia, lavorandoci, scrivendoci, in un certo senso io la dimentico e permetto a quei fotografati di essersi, di dimenticarsi, ma senza dolore, capito? Secondo me questa cosa, un po' invece questa insistenza stucchevole sul ricordo, trascura questo elemento. Anche, torniamo al caso del lutto. Il lutto serve a me per sopravvivere al dolore, ma serve anche al morto per andarsene. Il morto se ne vuole andare, non vuole rimanere qui, è morto, no? Il suo è un altro mondo. Allora, oblio è anche un modo per avere a che fare in un modo umanamente tollerabile con la morte. Insistere sul ricordo è come dire no, non si muore, non muore nessuno. La cosa che più mi dà fastidio è quando muore qualcuno e ti dicono è insostituibile, no, che è la cosa più falsa e più non vera che ci sia. È ovvio che è sostituibile, oppure quelli che dicono non ti dimenticheremo mai, già nell'atto con cui lo dici l'hai già dimenticato. Perché devi dire questa sciocchezza? Lo dimenticheremo, è giusto dimenticarlo, ma è giusto anche passare per la tua storia, per quella fotografia, per quella. Quindi capisci, questo libro vorrebbe essere un po' dare anche importanza a questa seconda dimensione, che invece viene sempre, ad esempio gli scienziati studiano perché si dimentica, non perché si ricorda, ha sempre colpito questo fatto, perché è scontato ricordare,
E perché invece è così problematico dimenticare? È molto, molto importante quello che stiamo dicendo, bisogna tornarci sopra. C'è questo libro recente della Judith Shanasky, Inventario di alcune cose perdute, che dice che noi a un certo punto oggi ci illudiamo appunto di una specie di perenne ricordo, come fosse un cloud dove possiamo mettere dentro tutto. Dice, ma se ricordassimo tutto sarebbe un eterno presente, per cui il tempo non cambierebbe, sarebbe tutto fermo. Invece forse il concetto di oblio che tu dici è proprio anche questo concetto del superamento anche di sé, no? Per cui non sono uguale a me stesso in continuazione, ma sono in continuazione gettato dentro la vita, la storia. Cioè, l'immagine con cui chiudo il libro è una citazione da Proust, ovviamente, meravigliosa, meravigliosa, proprio meravigliosa, in cui lui a un certo punto, non mi ricordo la situazione, lui ritorna in mente il suono del campanello della casa di campagna in cui viveva con i genitori, e rimane stupito, ma come? Dopo tanti anni è ancora così vitale in me questo ricordo? E però lui in quel momento non sente quel campanellio nella sua mente come qualcosa di nostalgico, anzi si accorge che tutta quell'immensa massa di vita, di ricordi, di esperienze non ha mai smesso di esserci, e lui è proprio la punta finale di tutto quel movimento. Però è confortante questo, ma è confortante proprio nella misura in cui tu non sai che c'è, altrimenti saresti schiacciato da quella massa, no, di memoria, che fra l'altro, se tu lo pensi rispetto all'insegnamento, al nostro lavoro universitario, quante volte si ha la sensazione che i professori universitari siano schiacciati da quei ricordi e non colgano anche... Pensa quanta gente si lamenta dei giovani che non leggono, non vedono film, ma è giusto, è giusto. È la loro vita, se la facciano come vogliono. Io sto qui a parlargli di cose che non conoscono, e poi magari un momento a qualcuno verrà anche la voglia di leggere. Ma altrimenti come potranno loro entrare in questa massa sconfinata di ricordi, di memorie, di cose già dette, già studiate, già pensate, già digerite? Lui deve poterlo dimenticare tutta questa cosa, altrimenti non vivrà mai. E non è un caso che in questo paese, no, dopo anche questa crisi tremenda che stiamo vivendo, colpisce i vecchi. A me mi ha molto colpito questa storia che colpisce le persone anziane. Proprio in Italia, sì, ci saranno tanti motivi, ma se c'è un paese che è veramente attardato da questo punto di vista, no? Spietatamente questo virus ce lo sta ricordando, e allora sì, c'è un bisogno di oblio, buono, non dico ottuso, banale, facciamo finta che non è successo niente, però bisogna passarci. In questo senso la psicanalisi, almeno quella freudiana, è un enorme lavoro. Io direi che la psicanalisi ha una sola funzione, aiutarci a dimenticare, proprio il contrario di quello che dicono, no? Che è una prassi del ricordo, è una terapia dell'oblio. Felice, grazie, è stata una conversazione ricchissima, grazie. È un invito a leggere il tuo libro, che ripeto non è un libro facile, però è un libro profondo e che ci aiuta a mettere insieme tanti pezzettini, anche come tu ci hai mostrato, anche con delle connessioni anche a questa realtà drammatica e difficile che stiamo vivendo. Grazie, buona serata. Buona serata a te, ciao.